Bentornati a Radio Cab, speciale Halloween, la porta delle streghe. Spero che la musica si senta. Buonasera, bentornati in diretta con noi di Ore d'Orrore e saremo noi questa sera ad aprire le porte dell'inferno, degli inferi, delle streghe. Saremo noi a darvi il lasciapassare per passare una serata insieme ai vostri familiari, ai vostri amici, in discoteca, per le strade, per i prati. Oggi è la notte di Samhain, di Halloween. Oggi è il 31 di ottobre e il mondo non è più reale. Ciò che è reale oggi diventa irreale. Quindi preparatevi, perché saremo un'oretta insieme e passeremo questa oretta proprio per portarvi verso gli inferi, verso le zucche, verso il male, verso un mondo alternativo. Intanto saluto tutti, mandate tanti messaggini, do la buonasera a Max che dice top, sempre un orrore piacevole, assolutamente. Saluto Zio Tibia fanpage, saluto Stazione Cinema. Fatemi un segno positivo se sentite la musica di una colonna sonora importantissima. Parliamo di Halloween 3. Una delle colonne sonore più belle di tutta la saga di Halloween. E noi passeremo questi minuti insieme. Stazione, fammi sapere se si sente la musica. Vi abbiamo accompagnato per tutta la giornata. Siamo partiti facendo la sponsorizzazione al film di Brando De Sica, Mimì il principe delle tenebre. Si sente benissimo, yeah, perfetto. E poi vi abbiamo fatto vedere, come ogni anno per tradizione, lo Zucca Day, come Marcus ha colorato e intagliato due zucche, quest'anno la grande novità, due zucche invece che una. Poi vi faremo vedere ovviamente le foto della seconda zucca che è fuori, la prima è qua, guardate, è vera, eh? Guardate come sorride. Lei che sa tutto quello che accadrà questa sera, la vostra notte, la notte che aspettiamo tutti, tutti gli amanti dell'horror amano questa notte, tutti gli amanti dell'horror aspettano dal 1 novembre 365 giorni perché torni appunto questa grande nottata e noi non potevamo fare a meno, visto che ci avete scritto in tantissimi, di essere qui per l'appunto con voi per passare questa notte di Halloween insieme. E allora sentiremo la colonna sonora di Halloween 3 per intero, una colonna sonora bellissima, imperdibile, che insieme a quella che ha fatto John Carpenter per il primo capitolo di Halloween è sicuramente una delle più famose, e tutte canzoni tra l'altro molto molto belle per quanto riguarda Halloween 3. E vi stavo dicendo, oggi vi abbiamo accompagnato come facciamo tutti gli anni con diversi post, con diverse dirette che abbiamo fatto oggi con lo Zucca Day e poi subito dopo lo Zucca Day, non so se avete visto, se avete notato, c'è anche chiaramente, abbiamo fatto vedere delle foto mie di Marcus, perché ieri siamo stati io e Marcus per la prima volta tra l'altro al Pumpkin Patch,
queste fattorie con tante zucche dove entrate, pagate il biglietto e vi danno una o più zucche da intagliare o colorare e poi portarvi a casa, dove ci sono delle vere e proprie fattorie dove ci sono tantissimi animali, per l'appunto da fattoria, che possono essere caprette, asini e tanti altri. Sono molto contenta di passare questa notte con voi, questa serata che poi vi porterà però ad avere una splendida nottata. Spero ovviamente che domani sarete ancora vivi, perché chiaramente una notte del genere tutto può succedere, tutto può accadere. Spero per voi, insomma, che riusciate a salvarvi dai serial killer che questa notte insomma, sono in giro per uccidervi. Allora, Stazioni Cinema, ci dici, ci sono stato l'anno scorso. Dove sei stato, Stazioni Cinema? Dimmi se ti sei divertito, dove sei stato, raccontateci un po' i vostri Halloween passati, dove siete stati, il 30, il 29, il 30, il 31. Fatemi sapere. Ciao, Cipher, non so come pronunciarti. Ok. Spero che insomma stiate tutti bene, almeno per il momento, chiaramente, perché stasera sarà una notte arancionata, orange, una notte all'insegna del male. Anzi, state attenti, questa è la notte, come sapete tutti, del grande Michael Myers, quindi occhio che vi può prendere da un momento all'altro. Cosa farete questa sera soprattutto? Se andrete in discoteca, cena fuori, rimarrete a casa come noi a fare dolcetto scherzetto con i bambini, visto che io abito in un centro residenziale, hanno già suonato alla porta per ben 2 volte, e se sentite i miei cani abbaiare, alcuni dei miei cani abbaiare, perché suonano alla porta i bambini, e ovviamente mia madre al momento fino alle 19 sarà da sola a dover consegnare i dolcetti chiaramente avvelenati ai bambini. No, no, per carità di Dio, no, no, dolcetti, buoni dolcetti a questi bambini che naturalmente vengono in realtà dovevano essere qui dalle 19, ma hanno anticipato di circa un'oretta e sono pronti per ricevere i loro dolcetti, così come è ovvio. E soprattutto, quali sono i vostri film preferiti, oltre alla saga di Halloween, che sicuramente è un punto di riferimento nell'ambito ovviamente del cinema horror, e in particolar modo chiaramente della notte delle streghe di Halloween. Ecco, allora sei proprio di Roma, allora ce ne sono diversi, sono stata a Prima Porta. Ah, vedi, Stazioni Cinema, sei di Roma? Non sapevo innanzitutto che eri di Roma, perché sono di Roma anch'io, quindi ottimo, ottimo. Quindi ce n'è una a Prima Porta, perché per esempio Trick or Tricks, ad esempio noi siamo stati a Fiumicino, c'era anche uno che stava a 12 km da Roma Nord, però ci andremo il prossimo. Ah, quello è Prima Porta, è proprio quello. È bello? È bello, fammi sapere se è molto bello. Ci andrò il prossimo anno. Quest'anno non mi sono potuta allontanare tanto per diversi motivi, ma il prossimo anno sicuramente sarò là perché sarei voluto andare proprio quest'anno. Vabbè, ci andrò il prossimo anno. Ma soprattutto, saluti da Bari. Ah, sei di Bari, anch'io sono pugliese, insomma. Bene, ottimo, ottimo. A Bari, che clima di Halloween è? A Roma il clima è forte, nel senso che tutti i negozi, tutte le bancarelle, insomma, parlano di Halloween. A Bari com'è invece la situazione? So che al sud un po' di meno, mi hanno detto alcune persone. Fammi sapere un po' se com'è l'area di Halloween a Bari, eh? Fammi sapere. Intanto saluto tante persone, vedo anche Simona Rurale che è stata mia ospite qui qui su Radio Orrore. Ma è molto seguito? Ah, davvero? Ah, interessante, interessante. Bene, bene. Stazioni Cinema ci scrive: se ti dice bene, col tempo è una giornata carina e piacevole l'atmosfera. Bene, ottimo, ottimo. Sono molto curiosa di andare il prossimo anno lì, per l'appunto. Fatemi sapere se la musica è troppo alta e se sentite ovviamente bene la mia voce. Parlo ovviamente con quelli con cui tra l'altro mi sto rapportando in questo momento, così semmai abbassiamo leggermente la musica per parlare meglio con voi. Però se a voi va benissimo così e riuscite a sentire la mia voce con la musica, per me non c'è nessun tipo di problema e possiamo andare avanti così. Vi dico tra l'altro che poi vediamo un po', farò salire qualcuno, così poi parliamo un po' per qualche minutino, ok? Abbiamo credo circa 10 minuti più o meno
di libertà senza musica. Così ci dite un po' le vostre esperienze con Halloween, con la festa di Halloween e soprattutto che ricordi avete dei primi Halloween, perché qua, per esempio a Roma, io ricordo vagamente che negli anni 90 già se ne parlava. Qualche io non lo festeggiavo ancora, ma se ne parlava e c'erano ovviamente tra un po' vi entrano i vicini alle finestre per protestare, tipo zombie. Ah, è alto? No, non credo, stazione. Cioè, è troppo alto. Cioè, voi la mia voce la sentite bene? Questo mi interessa sapere, così almeno si fa una bella chiacchierata fino alle 19. Stavo dicendo che fino agli anni 90 io non lo festeggiavo, però se ne parlava già e credo che negli anni 90 qualcuno facesse delle feste, insomma, qualche pub, insomma, qualcosa del genere. Sicuramente i pub, quelli di stampo English, comunque irlandesi, sicuramente già lo festeggiavano. Questo è poco ma sicuro. Ah, sì, si sente bene la mia voce, quindi va benissimo così, non tocchiamo niente. Ovviamente vi stiamo facendo sentire perché giustamente qualcuno di voi si domanderà perché Halloween 3. Innanzitutto perché io credo che Halloween 3 abbia una colonna sonora fantastica, perché penso che Halloween 3 sia un film che è stato per molti anni sottovalutato e finalmente sono molto orgogliosa e contenta di sapere che invece in questi ultimi anni è stato molto rivalutato come film. E poi perché Conan, alla fine del film, il vecchio Conan, il cattivo, il villain di Halloween 3, alla fine dà veramente la spiegazione decisiva, quella importante, riguarda tutta la saga di Halloween, compreso Michael Myers, anche se in questo film non c'è Michael Myers. Di Halloween, la spiegazione di che cos'è Halloween, in poche parole, il nostro Conan dice tutto, dice tutto. Quindi, per me, è un film fondamentale anche proprio per il messaggio che dà praticamente il villain di questo film. Quindi, penso che dentro Halloween 3 si racchiudono tutte le leggende, tutta la cultura, tutto ciò che è la festa di Halloween, le sue tradizioni, le sue origini, e quindi. Per me è un film unico, unico, assolutamente. Anzi, credo addirittura che anche se non è un capitolo dove c'è Michael Myers, senza Halloween 3 mancherebbe qualcosa nella saga di Halloween. Di questo ne sono molto convinta. Devo salutarvi per ora, ritorno dopo se siete ancora in live. Fino alle 19 ci siamo, stazione. Fino alle 19 siamo qui pronti ad accogliervi, a portarvi verso il male assoluto che è quello di Halloween. Intanto, se qualcuno ovviamente vuole salire poi per fare un saluto, ma avremo veramente dobbiamo centellinare i minuti perché avremo 10 minuti per far entrare uno o più persone nel totale perché abbiamo per una questione di scaletta musicale, mettiamola così. Intanto, io vi stavo dicendo che appunto negli anni 90 a Roma c'era quest'area appunto di Halloween, ma a parte alcuni pub, ristoranti appunto di stile inglese, di stile, insomma, non c'era molto ancora in giro. Poi, man mano, negli ultimi 20 anni o poco più, ha preso veramente piede in tutto e per tutto ed è diventata una tradizione anche in Italia. Tra l'altro, stavo anche ricordando, però, a parte che perché molti dicono: ma la festa di Halloween, la festa di Halloween non è tradizione nostra. Sicuramente tradizione europea, perché voglio ricordare per l'appunto che le origini della festa di Halloween sono origini celtiche, quindi che vengono direttamente dallo stato di Smeraldo europeo, l'Irlanda, e quindi quando si parla di Halloween si parla di origini celtiche, si parla di Europa, si parla dell'Irlanda e dei paesi in qualche modo che circondavano l'Irlanda. Tantissimi anni fa, quindi di fatto è una festa europea che viene dall'Europa, tant'è che gli Stati Uniti d'America, un po' tutto il Nord America è stato pressoché assoggettato dalle popolazioni europee, francesi, spagnoli soprattutto, inglesi, ma poi ovviamente anche in minima parte ovviamente spagnoli e italiani. E quindi chiaramente Halloween, oggi si festeggia con le zucche, all'epoca con le melanzane, con insomma tantissimi altri tipi di ortaggi diversi. E poi voglio anche ricordare che comunque sono origini veramente che fanno parte anche delle appunto della cultura delle regioni italiane. Io ho mia madre che ha 80 anni, insomma si ricorda quando era piccola che mia nonna e la mia bisnonna gli raccontavano appunto determinati tipi di leggende che
scusate, che praticamente era mia madre che era entrata, che praticamente mi sono perso il filo, che esistono diverse leggende regionali dove appunto i bambini aprivano la porta, mettevano il latte per terra, oppure mettevano appunto degli ortaggi sempre per terra o appesi alle finestre perché arrivava la strega, perché arrivava appunto il mostro, perché arrivava il troll. Soprattutto il troll è una tradizione del nord Italia, che può essere appunto il Sudtirolo e via dicendo. Quindi per cui dire che Halloween sia una tradizione solamente ovviamente americana, no. Hanno cambiato il nome, ci sono le zucche, ma di fatto la tradizione europea, e diciamo che l'Italia rispetto all'America, che aveva all'epoca solamente tradizioni e leggende indiane, l'Italia già stava un passo avanti sotto questo aspetto, se parliamo di leggende, di tradizioni, di mostri, di troll, di gnomi, di streghe, stavamo abbastanza avanti già, diciamo, centinaia di anni fa, perché ho letto poi tra l'altro libri molto interessanti già di fine insomma, del fine 1700, dove praticamente insomma, le nostre famiglie, soprattutto del centro-sud Italia, avevano queste tradizioni che oggi possiamo ritrovare anche in Halloween. Quindi questo mi sembra molto interessante dirlo, interessante ricordarlo, perché è una cosa che ci fa onore, perché insomma critichiamo sempre tanto il nostro paese, però noi siamo veramente pieni di tante tradizioni belle, positive, ma anche ovviamente paurose, e non ci deve assolutamente dire niente e nessuno. Adesso facciamo un po' di pausa di parola e sentiamo un po' di musica. Bene, questa ve la dovevo, bellissima la zucca, sì, bella, vero? È vero, molto bella. Questa ve la dovevo far sentire naturalmente, perché è la canzoncina che tutti amano della colonna sonora di Halloween 3. E continuiamo appunto con questa bellissima soundtrack. Tra l'altro non so se esiste, chissà se esiste. Voglio comprarmi, siccome ultimamente mi sono comprate il giradischi, mi hanno regalato, soprattutto Stefano della Rust Blade, che ringrazio tantissimo, mi ha regalato una marea di vinili, e quindi sono molto contenta di avere un sacco di vinili, da film di Dario Argento anzi, vediamo un po' se Marcus poi mi può portare qualche vinile, così vi ripresento, vi faccio anche la pubblicità a qualche vinile della Rust Blade dopo. Tra poco, insomma, così parliamo anche proprio di musica, visto che questa è Radio Cab, visto che qui si parla di musica, visto che questa è una puntata speciale, tutta dedicata chiaramente a ciò che è il mistero, la morte, la paura, il travestimento. Oggi tutto è possibile, tutto si può fare, tutto può accadere. Un po' di musica. E voilà.
Bello, eh? Belli questi effetti particolari. Adoro tutto ciò. Assolutamente sì, anch'io. Sono completamente infuocata. Sto andando a fuoco come Michael Myers alla fine dei Halloween 2 di Rick Rosenthal, che stasera tra l'altro sarà riproposto. Io l'ho visto oggi, ma insomma sarà riproposto stanotte, stasera su Italia 1 dopo le 23, 23:30, 23 e 45 credo, quindi su Italia 2 per chi rimane a casa c'è Halloween 2 di Rick Rosenthal, quindi mi raccomando di non perdere anche questo film per chi rimane a casa e ovviamente non ha nulla da fare. Voglio ricordarvi che stiamo ascoltando la colonna sonora di Halloween 3. Fantastico questo effetto, ragazzi. Bellissimo. Veramente davvero da fuoco, guardate. Impressionante. Guardate come va a fuoco la zucca. Vedete che è normale? Hai visto? Fantastico. Non vedo? Mamma mia, guarda. Guarda così. Guarda così. Chissà se Marcus mi trova sull'iPad dopo, se riesce le frasi finali, la frase finale che dice Conan di Halloween 3. Su voi che ne sapete di Halloween? Per voi sembra che sia tutta una cosa, chissà. Perché poi voglio chiudere, semmai si riesca a trovarle proprio così. Intanto vi vado a prendere, vi lascio un po' con la musica, vi vado a prendere i vinili e vi ripresento. E tra l'altro tutti i vinili che vi presenterò sono tutti della Rust Blade Records. E quindi non vi preoccupate perché potete trovarli sul sito e comprarli direttamente proprio dal sito della Rust Blade Records. Anche Halloween Resurrection, sì, per l'appunto, ma non mi è piaciuto molto quel film, devo essere sincera, Fidelio. Sto per andare a prendervi un po' di vinili e vi risponsorizzo. Tra poco. Allora, noi torniamo un attimino normale, così vi faccio vedere un po' di. Allora, sono tutti prodotti della Rust Blade Records, ok? Allora, il primo è questo, Claudio Simonetti, Music for a Witch Tour Edition, Goblin. Vedete l'immagine della terza madre? Eccola qua. Allora, queste potete trovare tutto sul sito della Rust Blade Records, giusto Stefano? Fammi sapere e potete tranquillamente. Qui ci sono dei pezzi Sospiri a profondo rosso. Sentiamo l'altra musichetta, vai. E qui potete trovare Sospiri a profondo rosso, Demoni, Fenomena, Tenebre, Mater Lacrimarum della terza madre, insomma, veramente pazzesco questo vinile. E ancora, Dario Argento, tutta la soundtrack di Opera. Guardate, con l'occhio, guardate che meraviglia. Magnifico. Magnifico, magnifico, sempre tutta la musica di Claudio Simonetti. Non apro per non, ovviamente non farvi vedere
dentro, questo quando lo comprerete. I love you, my sweet girl. Sì, tutto sul nostro sito www.rustblade.com. Ecco qua. Come ci dice il nostro Stefano, questa è Opera, ragazzi, uno dei film più importanti di Dario Argento, del nostro maestro. Ecco qua. Meraviglioso. E poi, chi non ama Ennio Morricone, che ha fatto molte, molte colonne sonore dei film di Dario Argento, soprattutto in particolar modo per quanto mi riguarda proprio quelle della trilogia degli animali. Qui è Trio Infernale. Guardate, meraviglioso. Trio Infernale. Un altro film da vedere, particolare, è che non conoscono tutti. Dai, dopo un vinile ve lo faccio vedere sicuramente. Andiamo avanti. Dawn of the Dead. Questo è per il 45esimo anniversario di Zombie. Sempre Simonetti. Sempre i Goblin. Guardate che sono splendide queste immagini. Andiamo avanti. Sempre Dawn of the Dead. Qui in copertina verde, però io ve la vorrei far vedere chiaramente con un'immagine normale. Vediamo un po' se riusciamo. Ecco qua. Guardate. Sempre Goblin, Demonia. Ecco qua. Guardate che bello, che meraviglia. Guardate le immagini. Tre immagini iconiche del film. Guardate che meraviglia. Guardate che bello. Voglio anche farvi vedere l'interno, dai. Di uno ve lo faccio vedere, guardate un po'. Guardate che colore particolare, fantastico, guardate. Andate sul sito della Rust Blade e comprate questi vinili, visto che fortunatamente in questi ultimi anni stanno tornando di moda. Adesso Marco mi aiuta un attimino a mettere dentro questo, grazie Cesare. Quello di Halloween ve lo lascio per ultimo. Ennio Morricone, quattro mosche di velluto grigio. Guardate. Là. Guardate che meraviglia. Fantastico, no? Guardate. E ancora, Stefano lo sa che io sono appassionato di Dario Argento e quindi non può che regalarmi. Fenomena, colonna sonora straordinaria, stupenda, fantastica, guardate, guardate un po'. Vediamo se riesco a farvi vedere. Guardate un po'. Guardate che colori stupendi, solo la Rust Blade può avere colori così. Guardate. Guardate che colore. Come dice Stefano, comprate la musica da film, ne vale la pena, di vinile è un formato stupendo per l'atmosfera. Guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate che colore. Stupenda la colonna sonora, veramente. Io l'ho già ascoltate, sono già aperte, quindi l'ho fatto anche questa mattina. Stefano lo sa perché abbiamo il gruppo WhatsApp in comune. Mi sono fatta un riascolto perché l'ho già ascoltato. Stupendi colori, ragazzi, veramente sono 11. Non troverete altro. Guardate, questo ancora lo devo aprire, però
voglio scartarlo insieme a voi, va. Allora, questo non è della Rust Blade, però ve lo consiglio comunque, è Tenebre, lo conosce anche Stefano, quella originale, ma prima o poi io so che Stefano ha in progetto anche di fare Tenebre della Rust Blade, quindi ti aspettiamo Stefano, non vedo l'ora. E poi non c'entra niente, credo, con la Rust, anzi con la Rust Blade, ma per me è importante anche, siccome sono amante di David Lynch e ovviamente di Twin Peaks, vi consiglio anche il vinile di Twin Peaks. Ma io tornerei alla Rust Blade adesso. Tibia Wasteland. Qua un'altra produzione Rust Blade Records. Torniamo però a Dario Argento e abbiamo il gatto a nove code. Là. Guardate che meraviglia. Non potete non comprarli, ragazzi, non potete, perché sono vinili veramente che sono opere d'arte, cioè a prescindere dalla musica. Ok, la tua band Tibia, bravo Stefano. Però sono opere d'arte veramente. Guardate, guardate che colore, io lo chiamo color fumo, Stefano, questo. Guardate il color fumo di questo. Guardate. Questo è il gatto a nove code. Colori che tra l'altro sono identificativi dei film, eh? Guardate, guardate che spettacolo. Meraviglioso, veramente belli, belli, belli. Cioè, hanno scelto. Ecco, smoke, sì, fumo, fumo, com'è? Bravo, bravo Stefano, fumo, fumo. Proprio quello, veramente molto particolare. E sono colori identificativi dei film, cioè tu vedete il colore del vinile e effettivamente è il colore che rappresenta il film. Quindi è molto bello. E poi ancora, stiamo parlando di Halloween, beh, non si può non parlare del grande maestro di Halloween, George Carpenter, il tributo, eccolo qua, tributo ad Halloween. Qui potete, appunto, c'è Claudio Simonetti di, appunto con la musica di Halloween, ma ce ne sono tanti, c'è il Simulacrum Lab per Christine, abbiamo Motion Capture di The Fog, Tibia insomma, con The Thing, e poi c'è sempre Simonetti con Escape from New York 1997, insomma veramente di tutto e di più c'è dentro questo vinile. Oltre ad Halloween c'è veramente tanta musica, tanti capolavori, tanti grandi cult, grandi capolavori di grandi film capolavori, quindi che vanno dall'horror alla fantascienza, ed è una cosa bellissima. Guardate qua, è l'immagine di The Fog, guardate, meraviglioso. E questo io ve lo apro perché so che anche questo ha un colore bellissimo. Vi piacciono le sfumature del lilla? Guardate. Guardate che bello. Color lavanda. Guardate che bello. Uno dei miei colori preferiti, il color lavanda. Sapeva come conquistarmi, Stefano. Guardate. Guardate che meraviglia. Bello, 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 bello. E oggi questo me lo sono sentito tutto, proprio questo. Bene. Ah, che emozione! Vinili da conservare, eh? Oltre che da ascoltare, chiaramente. Intanto chiedo a Marcus, ma penso che se sono 48 minuti c'è ancora un po' di minutaggio a disposizione. Chiedo a Marcus di potermi rimettere questo a posto. E adesso voglio tranquillamente presentarvi per il 45esimo anniversario di Suspiria, guardate un po',
Li ho già fatti, Stefano, li ho già fatti. Con la firma di Claudio Simonetti, mio carissimo amico, che ogni giorno mi manda i messaggini dall'America. Non so se è tornato, tra l'altro, credo di no. Stefano è tornato. Ti faccio vedere. Se riesco, vi faccio vedere un po' di roba. Là. Torna, torna. Là. Ecco, così vedete meglio. Qua. Allora, adesso li mettiamo un po' a posto, però vi volevo far vedere, abbiamo anche ovviamente DVD, tutto quanto, quello che riguarda poster, tutto. Ne ha combinate di ogni, qualcosa mi ha raccontato su WhatsApp. Con Claudio Simonetti non bisogna sempre stare attenti. Guardate, spettacolare. Adesso rimettiamo tutto a posto e vi presento gli ultimi. Questo chissà di che cosa far parte, va. Vedremo poi. Allora, andiamo avanti. E anche qua Claudio Simonetti mi ha fatto l'autografo. Demoni. Meraviglioso anche questo, guardate. Questo è un cofanetto gigante, ragazzi, eh. Vi faccio vedere musica composta da Claudio Simonetti con tanto di busta e ovviamente abbiamo due versioni. Adesso vi faccio vedere. Là. Faccio vedere un po'. Ecco qua, io ne ho due perché una l'ho comprata ovviamente con Claudio Simonetti e l'altra me l'ha mandata Stefano. Ecco qua, demoni, là, là, là. E vediamo un po' di farvi vedere un qualcosa. E questa naturalmente è il colore della maschera dei demoni, non poteva che essere grigia quando vi ho detto che i colori sono identificativi del film. Chissà che non ci proponga la sonorizzazione di demoni anche in Italia. Ecco, guardate, colore della maschera. Bravo Stefano, che quei colori. Non so se te ne occupi te, Stefano. Ma comunque. Io amo i colori della Rust Blade perché insomma sono fantastici, eh? Adesso questo, oddio, questo è quello che stava nel cofanetto di Simonetti, però insomma. Allora, andiamo avanti e vi presento per il 40° anniversario Deluxe Edition. Anche qua ovviamente c'è la firma di Claudio Simonetti, profondo rosso. Ecco, scegli tutto Stefano, si ispira anche mi ispiro anche ai tuoi capelli. Perfetto, che facciamo una cosa. Ah, poi Stefano, ti devo chiedere una cosa in privato per Ore d'Orrore, eh? Guardate che meraviglia. Guardate. Là. Questo è quello che trovate dentro al cofanetto di profondo rosso, ma così è questo che tante altre cose troverete nel cofanetto anche di demoni, così come quello di sospiri e via dicendo. E vi faccio vedere, ecco qua, là. Rust Blade Records, profondo rosso. Il pugnale sul box, E vi faccio vedere
il vinile come poteva essere di profondo rosso? Naturalmente rosso. Guardate che meraviglia, dall'argento umido, assolutamente, e chi può dire di no? Guardate quanto è bello. Meraviglioso, eh? Comprate questi vinili. Stefano, puoi ricordare il sito? Visto che siamo a Radio Cab. Questa è Radio Cab. Speciale Radio Cab. Sulla notte di Halloween. Noi dobbiamo ricordare, è la festa anche della musica, oltre che di Halloween, e quindi... Forza e coraggio. www.rustblade.com, lo vedete qui sotto, www.rustblade.com. Su questo sito potete trovare una marea, veramente tantissimi vinili, che poi vengono presentati proprio nella rubrica di Stefano, che fa due volte al mese, qui sul canale Instagram di Ore d'Orrore, che potete trovare anche però sul canale di proprio personale di Stefano, quindi sul canale Instagram di Stefano, e anche chiaramente sul canale Instagram chiaramente proprio della Rust Blade Records, quindi è una cosa importante. Intanto io so che voi volete che io vi metta l'effetto fuoco, eccolo. Mandiamo di nuovo a fuoco la zucca? Là, guardate. Fatevi un bel regalo di Halloween, comprate i vinili Rust Blade Records. Tra l'altro tante novità sono in arrivo e nel mese di novembre faremo delle puntate speciali, quindi preparatevi, eh? Faremo delle puntate speciali. Allora, siamo credo quasi alla fine, manca poco, anche alla fine della musica, della colonna sonora di Halloween 3, anzi Stefano, occupati di Halloween 3 in qualche modo, fai patti anche con il demonio. Ecco, è in uscita, ci sta dicendo Stefano, quindi lo possiamo dire perché lo possiamo leggere, è in uscita Lo Squartatore di New York di Lucio Fulci, un altro grande capolavoro, un classico proprio della filmografia di Lucio Fulci, e quindi preparatevi. In più c'è anche Contamination, è vero Stefano? Contamination di Luigi Cozzi, un film di fantascienza che ha avuto poca fortuna quando uscì per diverse ragioni, ma che oggi è un mini gioiello della filmografia fantascientifica italiana, e quindi da non perdere nemmeno Contamination, è vero, di Lucio, di Luigi Cozzi. Poi ovviamente stiamo aspettando Lucio Fulci con Lo Squartatore di New York, quest'altra colonna sonora molto particolare, molto bella, e quindi aspettiamo questo. Io intanto vi faccio ascoltare gli ultimi minuti di musica. Sì, finalmente la sua distribuzione in Italia con noi, perfetto. E allora, mentre io vado a rimettere a posto tutti i vinili, tutti i cofanetti che vi ho presentato, vi faccio ascoltare ancora un po' di musica e poi torneremo qui per gli ultimi minuti, perché alle 19 chiudiamo e vi augurerò un buon Halloween come si deve, come abbiamo fatto, come ho detto prima, per tutta la giornata. Abbiamo fatto per tutta la giornata con post, dirette, video. Grazie Tania, cosa sarebbe la scena horror senza di te? Grazie Stefano, grazie. Quanto sei carino, troppo buono, troppo dolcetto scherzetto, come ad Halloween, troppo dolcetto scherzetto. Allora, vi lascio a un po' di musica. Quanti minuti mancheranno, Marcus? Poco, insomma, siamo quasi arrivati alla fine. Mi raccomando che il gatto ci salta sopra, poi ci fa saltare tutta la musica. E poi tra poco torno per passare gli ultimi minuti insieme.
E allora, credo che sia, anzi, è l'ultimo pezzo della colonna sonora di Halloween 3. Godiamoci questi ultimi secondi di musica. John Carpenter e Alan Howard, Halloween 3, 1982. Bene, 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 bene. Allora, volevo mettervi anche una canzone sempre di Halloween 3 che vi ho fatto sentire prima, ma siccome sono innamorata, poi volevo chiudere proprio con questa. Vediamo se riesco a trovare la musichetta. Fammi sapere, Marco, se riesci a trovare la musichetta di ten 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 ten, così poi chiudiamo alla grande questa puntata. Allora, ragazzi, siamo quasi alla conclusione, mancano una decina di minuti, anzi poco meno, e sono molto contento innanzitutto di avervi presentato i vinili della Rust Blade Records, perché questa era una puntata ovviamente per aprirvi ad Halloween, per prepararvi alla notte delle streghe. Quindi tra poco vi faremo uscire, vi faremo sfogare le vostre manie, le vostre persecuzioni, i vostri incubi. E soprattutto siamo anche qui però per avere una puntata di musica, perché questa è la cosa principale, fare una puntata tutta dedicata alla musica horror. Non potevamo, ripeto, non farvi sentire questa splendida colonna sonora della saga di Halloween, appunto Halloween 3, che ritengo, lo ripeto, che sia se non un capolavoro, comunque un grande gioiello della filmografia horror. E quindi questa è una cosa molto importante, questa è una cosa che va detta e dichiarata, ed è per questo che l'ho scelta quest'anno per questo speciale Radio Cab, tutta dedicata ad Halloween. Subito dopo la diretta, questa sera, ma sì, credo questa sera vi farò vedere ovviamente le due zucche fatte, accese però, illuminate, a notte, a festa, quindi preparatevi. E poi non so che cosa farete voi tra poco, ma io me ne andrò a fare dolcetto scherzetto insieme a Marcus, perché verranno, penso, tanti altri bambini, immagino, anche se hanno già anticipato, e quindi avremo già tutti i dolcetti da dare a questi piccoli bambini. Allora, c'è la musichetta? Allora, dammi un po' il cellulare così la mettiamo
per ascoltarla di nuovo tutti quanti insieme. Vediamo un po'. Ecco qua. Ascoltiamola insieme, vai. Adesso vi volevo trovare, poi per chiudere in bellezza invece, uscire fuori un attimino da Halloween 3 e farvi sentire una canzone che io ho amato tanto, di uno degli ultimi della trilogia di Halloween, in particolar modo Halloween Kills praticamente. Vi voglio far sentire la soundtrack, vediamo un po' se riesco a trovarla, perché questo è il mio gatto femminuccia che ovviamente vuole le attenzioni. Allora, vi faccio sentire, vediamo un po' se riesco a trovarla. Vediamo un po' se riesco a trovarla, ma non mi ricordo il titolo. È quella che metto sempre. Comunque, ragazzi, voi che cosa farete ad Halloween questa sera? Spero che voi vi divertiate tantissimo. Io vi volevo mettere, ma non mi ricordo il titolo della canzone, quindi in questo momento ho un vuoto completamente di memoria. Vabbè, niente. È una delle musiche che di solito metto sempre nelle storie, ma adesso ho completamente un vuoto di memoria, quindi niente. Allora, io spero che voi, intanto vi saluto tutti. Ci sono Sonia, Glitter, Cinemismi. Sono contenta che voi siate qui in questo, anche per pochi secondi, perché siamo quasi a chiusura della nostra diretta, quindi abbiamo aperto le porte delle streghe, la porta delle streghe per quanto riguarda Halloween. Chiaramente non potevamo fare altrimenti. Noi di Ore d'Orrore lo facciamo da sempre, ma oggi lo abbiamo deciso di fare con una live che vi aprirà ovviamente a questa serata, che poi diventerà una nottata e forse l'alba per chi ci arriverà, chiaramente. Chi sopravviverà in questa nottata di Halloween? Chi lo sa, ma vedremo, vedremo. Comunque, intanto di là sentite i miei cani abbaiare perché continuano ad arrivare i bambini. Poi io finirò la diretta praticamente, i bambini non verranno più. Sicuramente è così. Sicuramente è così. Allora, dammi il cellulare, proverò a chiudere con la musica. Voglio vedere se riesco a trovare qualcosa. Vediamo un po', va solo per voi. Prima o poi troverò qualcosa. Allora. Io voglio mettervi la musica originale di Halloween e chiudere così. Ecco qua. Halloween original. Video. Allora, ci siamo. Io vi saluto, grazie a tutti per aver partecipato a Radio Cab. Potete ritrovare, insomma, ritroverete questa diretta sicuramente qui sul canale Instagram di Ore d'Orrore, perché non so se riusciremo a mandarla su YouTube visto le musiche. E allora 3, 2, 1, là. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'.
Chiudiamo con Halloween di John Carpenter. Era il 1978. Buon Halloween a tutti! Stefano ci scrive: sono pazzo se ammetto di aver usato questa colonna sonora come sveglia per un paio di anni. No, assolutamente. Tutti abbiamo messo sul nostro cellulare una musica di Halloween o di Profondo Rosso, per forza. E allora, grazie di averci seguito, Radio Cab speciale Halloween, la porta delle streghe finisce qui. Spero di avervi allietato. Stanotte il mondo cambierà sicuramente, Fidelio. La porta o le porte, fate voi, delle streghe sono state aperte. La serata che è iniziata alle 18 per noi di Radio Cab si conclude ora, ma per voi continuerà in eterno. Quindi buona continuazione, buon incubo a tutti e naturalmente seguite la vostra morte. Il vostro cuore, seguite la vostra morte e con Radio Cab al prossimo appuntamento speciale, chissà quando, chissà dove, dove qui, qui, ma chissà quando e chissà come. Buon Halloween a tutti.